Presidente, è in vigore l'obbligo di Green Pass base per accedere in tanti esercizi commerciali, compresi i negozi dello shopping. Lei ricorderà che a ottobre, su un quotidiano campano, si titolò in prima pagina che Federazione del Commercio Campania, il Centro Commerciale Vomere, tutte le associazioni legate a noi, Centro Commerciale Minei, Pomeo, Garibaldi, chiedevano il Green Pass subito, perché si prospettava la possibile chiusura o un piccolo lockdown a ridosso delle feste, e qualcosa di questo genere poi c'è stato. Se noi avessimo avuto questo provvedimento già a ottobre-novembre, forse le vendite sarebbero andate meglio, perché la gente era più sicura e si muoveva con maggiore tranquillità, e forse sarebbe stato anche un maggiore impulso alla vaccinazione. Ora invece potrebbe essere un provvedimento fuori luogo, visto l'altissima percentuale di vaccinati o guariti. Più che fuori luogo e fuori tempo massimo, presentandoci anche oggi in queste ore i vari giornali nazionali e non, che per il 10 probabilmente le mascherine non saranno più obbligatorie. Ora ha fatto la tara della minaccia del governatore De Luca di voler continuare a tenerle, e su questo risulta molto chiaro l'appannamento sia del CTS ma sia delle varie parti dello Stato, quelle territoriali e quelle nazionali, che si muovono in difformità, e questo non aiuta i cittadini ad essere convinti. Fortunatamente è stato reso quasi obbligatorio la vicenda vaccini, e diciamo che anche questa con molto ritardo e con molta tiepidezza, perché il governo aveva paura della piazza. Oggi, diciamo, dopo aver superato la china dell'elezione del Presidente della Repubblica, vedo anche Draghi, ma un po' tutto il contesto generale, che si muove con maggior sicurezza, perché sa che lui deve convincere l'Aula, quindi il Parlamento, non deve più avere a che fare con le sceneggiate dei vari partiti, che sono ormai alla frutta, ma da destra alla sinistra, perché non sono incapaci di creare una proposta politica né di dare un chiaro elemento di tranquillità al Paese.